Vedere il mondo dal punto di vista di chi vede poco. Servono a questo i visori che simulano varie patologie oculari che ci catapultano in un mondo di volta in volta annebbiato, sfocato, scuro e buio. Dentro queste tonalità ci sono varie malattie, dalla maculopatia al glaucoma, dalla cataratta ai danni da trauma cranico. L'esperienza dei sensori nasce da un'idea di Laura Giardina, ipovedente dalla nascita, che nel 2015 ha pensato di portare i visori nelle scuole per diffondere la conoscenza dell'ipovisione per evitare che i bambini poco vedenti potessero essere vittime di bullismo. Simulare le diverse attività quotidiane comporta infatti forte empatia e accoglienza nei confronti della diversità. Perché questa terra di mezzo fra il vedere e non vedere, notavo che le persone facevano fatica a comprenderlo. La buona notizia di Tu con i miei occhi del progetto è che in ottobre sono stata in Norvegia per prendere degli accordi e in primavera appunto entrerò in alcune scuole con questo progetto, e quindi è una notizia bellissima per me.